Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family! Eccoli qua i pistoloni tutti sporchi di cioccolato. Tu. Mamma mia, che faccione! Dobbiamo pulirci. Mamma beh! E che faccione abbiamo qua con i capelli tutti da pazzi? Oggi è il primo giorno di asilo per Mamo. Mamma? Dimmi, amore mio. Sì. Prima però dobbiamo andare a svegliare il papà perché il papà ancora dorme. Lo sai, amore, che papà ancora dorme? Sta facendo ancora la nanna, papà. Esatto, come facciamo papà quando dorme? Tanti abbracci, oddio mio, quanto siete belli. Mamma, se lo abbraccio sempre. Andiamo a svegliare papà? No. Come no? Ah, bravo, amore, bravo. Attacchiamo gli adesivi. Sì. Attaccalo qui, vai. Attacca l'adesivo. Via. Qui lo vogliamo attaccare l'adesivo. Questi sono i regali che ci avete fatto agli eventi e Kevin questo qui lo adora tantissimo. Bravo amore, bravo amore. Kevin intanto si è preso il libro, amore mio, con questi capelli sparati puzzoni. Va bene, prendiamo questa. Questi li abbiamo già attaccati, dobbiamo prenderne altri. Questi che non abbiamo ancora attaccato. Devo andare a svegliare Vale perché sai com'è. Mamma deve andare al nido. Il suo primo giorno di nido. Arriva, amore, arriva! Dov'è? Amore. Amore. Devi alzarti. Sì. È il primo giorno di nido. Mio. No, amore, quello di mamma. Mi alzo. Ti alzi? È così comodo sto letto. Sa di lavanda. Dai, amore. Ti alzi? Sì, 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 mi alzo. Mi alzo, mi alzo. Chi è? Chi è? Alzati, se no sono le 10. Vabbè. Sono le 10. Dai, non è vero, una bugia. Sì, sono le 10. Ovviamente. Sono le 10. Sono le 7:40. Dai, amore. Dai, arrivo, 7:40. Ti aspetto giù. Wow, che postazioni! Adesso dobbiamo preparare la valigia, cioè la valigia, lo zainetto per il primo giorno di scuola di Mamo. Oh! Devo andare a cercare come prima cosa lo zainetto perché non trovo uno zaino che praticamente era perfetto e quindi adesso sono a cercare il rimedio, vediamo. Trovato, perfetto questo. In realtà io avevo anche tipo lo zainetto proprio di Mamo, cioè proprio lo zainetto di... Di chi era? Iron Man, Hulk, chi era? Boh. Iron Man. Iron Man. Solo che non lo trovo. Ah, ma dov'è lo zainetto di Iron Man? Oddio, sì, è proprio lì Iron Man. Dov'è Iron Man? Eccolo. Sì, è di là?
Ah, lo zaino, hai visto? Questo è per te, amore, sì. Dobbiamo metterci tutte le tue cosine di scuola. Andiamo a inserirle insieme. Allora, signor Mamo. Sono ciabatte queste. Buongiorno, buongiorno. Mi sono svegliato anch'io a quest'ora. E adesso è arrivato il momento di mettere le cose nello zaino per preparare Martino al nido. Al suo nuovo nido. Al nuovo nido di Mamo. Vuoi andare al nuovo nido? Ma come no? Non mi sembra il giusto atteggiamento per andare a scuola. Vuoi stare con Stella? Ma Stella non può venire al nido. Vuoi che viene Stella al nido? Sì? Kevin, vuoi andare anche tu? Sì. No, è troppo presto. Oh. Vuoi portartela Stella? Vuoi portarti Telita? Praticamente quando siamo andati a fare la prescrizione ci hanno dato una lista con le cose da portare il primo giorno. E oggi Sara andrà con Martino per un'ora. Inizieranno un po' l'inserimento, quindi vi porterà Sara con lei, io rimarrò con il signor Kevin, i due uomini di casa rimarranno insieme. E adesso Martino sta facendo le flessioni insieme a Kevin. Kevin fa gli addominali e Martino fa le flessioni? Cosa state facendo? Vuoi portare Kevin al nido? Sì. Sì? Fra un po' verrà anche Kevin con te al nido, andrete insieme. Nanna, che stai facendo? Ti stai sdraiando come Kevin? Sì. Ma mamma, stai attento alla testina, eh? Attento. Anche mamma si è sdraiato come Kevin. Ciao ragazzi. Ciao. Quindi ieri il buon papà è stato mandato in missione a comprare tutto l'occorrente per questo nuovo nido. E adesso ve lo mostreremo. Cosa portare? Per l'armadietto, una sacca. Ok. Ce l'abbiamo? Sì. Fa vedere che sacca. Family. Una sacca nel quale lasciare tre cambi completi adatti alla stagione. Ok, ce l'ho. Ce l'abbiamo? Salute. Eccolo qua. Uno, un pantalone. Due pantaloni. Una maglietta a maniche corte. Mamma! È di mamma, sì, è di mamma. Un po' di maglietta a maniche lunghe. Mamma! Sì, è di mamma. Stivaletti per la pioggia. Oggi, guarda che belli. Eccoli qua. Guarda. Eccoli qua, i stivaletti per la pioggia di mamma. Guarda che belli. Solo ti piacciono? Devo prendere il coso per tagliare questo perché non penso che... Okay. Sì, sono gli stivaletti per la pioggia, così se piove non ti bagni i piedini. Poi pantofoline. Sempre queste qui di Spider-Man. Ma anche queste. Quelli sono stivaletti, quelle sono pantofoline. Mettili qui dentro, amore, dove li abbiamo messi? Dobbiamo portarli questi, ce li portiamo. Bene, per il bagno un bicchiere di plastica. Un bicchiere di plastica. Ci serve uno spazzolino e un dentifricio. Ce l'ho. Eccolo, per lavare i dentoni. Spazzolino e i miei denti scintillano. Ecco il tuo spazzolino. Poi procediamo, un asciugamano. Asciugamano. E poi pannolini e salviette. Bravo. Mamma, ti stai lavando i dentoni. Bravo, lava i denti. Niente, mamma voleva lavare i dentoni. Vai in bocca. Dove? Ah, va in bagno a lavare i denti lui. Sì, bravo. Vai papà, vai a vedere come si lava i denti. Ok. Vai, apri. Vai, lava i denti. Ah, mettilo nell'acquetta. Ora in bocca. I miei denti scintillano come le stelle in cielo. Non vedono mai tartaro né carie tanto me. Illuminano il mondo proprio come a Natale. Oh, ti sei lavato i dentoni? Sì. Bravo. Sei pronto per andare all'asilo e sbaciucchiare tutte le bimbe? No. Ah no, non vuoi sbaciucchiare le bimbe? Io cocco. Cacca.
Babà o cacca. Mamma, non capisco il tuo mamese. Andiamo, dai, batta. Finito. No, è finito, non è che... Basta, hai lavato tutti i denti, basta, portiamo la mamma. E anche una bella borraccia di Kung Fu Panda. Mamo, sei pronto? Come no? Sei pronto per l'asilo? Sei pronto? Ci sono i bimbi là. Nuove maestre, nuove avventure. No, no, non sei pronto per nuove avventure. No. Vai con mamma? Sì, sì. Amore mio. Vuoi andare con Stella? Sì. Ma Stella non può venire all'asilo. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Vai amore, prendi Kevin. Ci sono anche io in questo video. Prendi anche Kevin. Bravo. Uomo barbuto, sempre forzuto. Uomo barbuto sempre forzuto. Bello. Bello, vero? Sembra che Vale ha una nuova borsa. Si chiama la borsa Calvin Klein. Calvin Kevin. Mamma già pronto, la dice tanto che non vuole andare, bla bla bla, guarda, già vicino alla porta. È pronto per conoscere la sua nuova ragazza. Hai visto Kevin, il tuo fratellino? Sta andando al nido con la mamma. Eccolo. Andiamo, mami. No. E come no? Andiamo con Kevin, sì. No, amore, va sempre a dargli i baci. Andiamo. Stiamo andando. Al nuovo nido. Al nuovo nido. Oh, che bella aria pure, fresca. Ragazzi, la macchina è di qua. Andiamo! 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 Ci siamo, mamo. Vai con la mamma oggi per la prima volta. Papà. Poi andrai da solo. Papà rimane con Kevin. Tu vai con la mamma. Va bene? Mamma. Vai con mamma tu. Con me. E io sto con Kevin, sì. Ciao, ciao, mamo. Ciao. Ciao. Ciao, papà. Buona fortuna, mamma. Divertiti, Non ci sono bambini. No. Vai, mamma, vai. Bene, la mamma e il signor Mamo sono pronti per andare al primo giorno di scuola nido. Che poi diventerà anche la tua materna, eh. Allora, quando tornate a casa ci raccontate tutto, ok? Bene. In bocca al lupo. Ciao. Ciao, papà. Io sto con il signor Kevin. Kevin. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ti scrivo. Ok, ciao. Ed eccoci qua, tornate a casa. Io e il signor Kevin. Devo togliergli il giubbottino. La mamma e mamma sono al nido nuovo. Ci faranno sapere com'è andata. E mentre ero qua con Kevin, che siamo appena arrivati a casa, è arrivato un pacco gigantesco qua a casa e io credo che l'abbia preso Sara per il mio compleanno. Dovete sapere che è il 17, quindi questa domenica è il mio compleanno. Tra l'altro abbiamo anche la data, quindi io vi aspetto. Cioè praticamente festeggiamo il mio compleanno insieme a Torino, vi ricordo, al Mondadori di Torino, ragazzi. E il giorno prima siamo in Duomo a Milano. Date veramente importanti, Milano e Torino. Le città nostre, le città della Space Family. Quindi vi aspettiamo alla Mondadori di Milano il sabato e la domenica invece in Piazza Castello alla Mondadori di Torino. Comunque volevo farvi vedere questo pacco gigante che è arrivato, raga. Cioè guardate, ma che cos'è? Che cos'è un'astronave? Fate a indovinare che cos'è, poi ve lo farò sapere. Secondo me per il mio compleanno. Oppure ha preso qualcosa, non lo so, non so assolutamente che cosa possa aver preso Sara. Cioè, raga, cosa può essere una cosa così grande? Cioè, me l'hanno portato con sta piattaforma. Mi sembra normale. Boh, provate a indovinare che cos'è, ve lo farò sapere. Comunque siamo qua a casa. Stellita, io e il piccolo Kevin. Adesso ti tolgo il giubbotto. E aspettiamo che tornino la mamma e Mamo. È il primo giorno del nido di Mamo. Poi ci andrai anche tu, signor Kevin. La cosa bella è che adesso Martino farà questo nido molto probabilmente o fino a settembre
o fino a gennaio del prossimo anno, perché Martino ha 2 anni e 2 mesi, quindi farà ancora un po' di mesi di nido e poi inizierà la materna. La cosa bellissima sarebbe che qualche mese riesce a fare il nido Kevin con Mamo, quindi è come se andassero a scuola insieme poi. Bellissimo. Bene, io adesso sto un po' qua con Kevin e aspettiamo che la mamma ci chiami per andarli a prendere. Ci sentiamo fra poco. Kevin, se ti vedesse Mamo con le sue brum brum, cosa hai fatto? Hai preso le brum brum di Mamo? Comunque raga, ho scoperto che cos'era questa cosa qua. Mi sono illuso che fosse un regalo di compleanno per me, invece ho scoperto, perché sono andato a leggere la scatola, è il nostro camino. È arrivato il camino, perché in questo spazio qua dove adesso c'era la play andrà il nostro camino e vedrete quando sarà montato. Forse lo montiamo oggi e ve lo mostreremo. Non so se in questo video, ma magari nel prossimo video vi mostreremo il camino. Una roba spettacolare. Verrà, la parete sarà ancora più bella. Oh no, Kevin! Ho appena sentito la mamma, dovevano stare un'oretta, invece stanno ancora di più. Sono in giardino, ha detto che è tipo pazzesco il posto. Le maestre gli hanno fatto i complimenti, che un bambino non è mai stato alla prima volta così bravo. Ma Martino... Martino è mamma ragazzi, lo sapete, è mamma. Sta bravo, stanno tutti in fila, composti, ha detto che è bravo, che rimette a posto le cose, si comporta bene. Poi questa nido materna montessoriano, gli insegnano anche le lingue, perché gli parlano anche in inglese, in spagnolo, addirittura c'è una maestra che sa pure il tedesco, quindi è non bilingue, di più. Sarà proprio... Vedremo sicuramente noi, ma anche voi, proprio un cambiamento di Martino. Non sarà più il piccolo Mamo, diventerà Mamo Einstein. Bene, io gioco un po' con il signor Kevin e aspettiamo che la mamma ci chiami, così ci racconterà come questo nido, come è andato il primo giorno di scuola di Mamo. Dottor Kevin, ci hanno chiamato, al rapporto. Andiamo a prendere la mamma e Mamo. Sei con me? Batti 5. Batti 5. Non sei ancora pronto per il 5? Vabbè, ci lavoreremo. Andiamo, Kevin. Andiamo a prendere il tuo fratellone. Andiamo? Andiamo. Andiamo! Eccoli! Che bravo, scende pure da solo, signor Mamo. Hai visto che l'abbiamo cambiato? Bravi! Perché i suoi pantaloni sono distrutti. Zizzozzi. Sì. Adesso ci raccontate a casa? Sì. Dopo. Vi siete divertiti? Andiamo di qua adesso. Andiamo a casa. Ed eccoci qua. Siamo tornati, adesso vi raccontiamo un po' com'è andata. Tutto bene, adesso vi raccontiamo, ma nel frattempo è arrivato il camino e anche il buon Emilio. Buon Emilio! Eccolo, è tornato! Guardate, è arrivato il camino. Adesso, come per magia, lo metteremo proprio lì. Come per magia? Come per magia, in un attimo per voi. Anche il buon Mamo ci sta aiutando. Mamo, ci aiuti? Ok, dai, Mamo e Emilio lo tirano fuori. Sì, dai. Ed eccolo qua. Lo stanno inserendo adesso. Guardate la fatica nella sua faccia. E voilà, allora abbiamo finito di montare il camino ed che è vi stata faremo vedere un'avventura. Fra pochissimo. Esatto, però è venuto bellissimo, da Dio, bellissimo. Poi ve lo mostriamo. Ma raccontaci un po' la prima giornata di Mamo a scuola, com'è allora, andata? Facciamo due chiacchiere. Cosa avete fatto questa mattina? Allora, siamo entrati, abbiamo usato le scarpette, è un asilo, Montessori. Asilo montessoriano. Esatto, montessoriano. Quindi usano tutta roba bio, tutto di legno, no, plastica, non hanno, hanno tanti proprio giochi, degli ma insegnamenti, hanno giochi interattivi e educativi, esatto. Giocano fuori all'aria aperta, eccetera, eccetera. E allora, appena siamo arrivati, Martino felicissimo perché ha visto gli altri bimbi che sono arrivati insieme a lui. La prima cosa che ci hanno fatto fare è posare le scarpe nel proprio armadietto. E io mi sono dimenticata di scrivere il nome su Martino, okay. Però lo faremo, vabbè, quando torniamo. E posare le scarpe ed andare nella classe, nella sezione di Mamo, ok? Nella sua classe. Nella sua classe ci sono ben 6 bambini. C'è una femmina con 5 maschi. La femmina del Mamo. Si chiama Elisa. Elisa. Sì, molto carina.
E, l'altra è già una sua ex. Già una sua ex. C'è già una ex, mamma. C'è già una ex. E niente, praticamente siamo entrati dentro. C'è praticamente questa stanza bellissima, tutta piena di giochi, tavolini, poi con tutte cose tipo molto educative, i giochi, quelli là con l'elastico così allenano la forza, i muscoli, il cervello, dove mettere là, bellissimo, tutte cose meravigliose. Fatto il saluto al sole. Saluto al sole. Me lo fai vedere il saluto al sole? Era che avete tipo, fatto? Vai. Ma anche con questo versetto. Sì. Bello. Avete poi, salutato il sole. Esatto, bene. Tutti in cerchio. Mm-hmm. Poi abbiamo preso, eravamo su questo tappeto verde, abbiamo preso un libricino e abbiamo cominciato a leggere tutti gli animali. Bene. Ma sia in inglese, sia in spagnolo che in italiano. Cioè, infatti, mamo multilingue. Infatti, mamo international. È un asilo nido bilingue. Bilingue. Però abbiamo il surplus perché anche abbiamo anche la maestra tedesca, quindi gli parlano mamo anche un po' multilingue, tedesco. Mamo multilingue, in international mamo. International mamo bilinguoso. Dopo il saluto al sole ci siamo messi a giocare. Ogni bambino si sceglieva il suo gioco, lo portava al tavolo e lì giocava. Poi dopo aver finito lo riprendeva e lo rimetteva a posto. Questa è una cosa importantissima che stanno insegnando a quei ai bambini lì dentro. Sono più bravi di me. Martino subito l'ha fatto, ve lo giuro, Martino subito. Ogni gioco che prendeva lo riposava. Infatti hanno fatto i complimenti perché di solito diciamo che non è proprio l'indone di un bambino, no? Quindi diciamo gli hanno detto well done, Martino. Gli hanno fatto in inglese? Sì, sì. Veramente? Well done. E mamma se l'è guardata tipo, beh, cosa ha detto? Un giorno di questo, tanto sta facendo l'inserimento. Un giorno di questo posso andarci anch'io. Sì, puoi andarci anche tu. Ok, così sì, lo vedrò anch'io. Puoi andarci anche tu. E dopo aver fatto i giochi siamo arrivati alla merenda. Abbiamo fatto merenda, sempre tutti a tavola. Ognuno si prendeva il suo pezzo di pera e di banana. Questa volta poi cambiano ovviamente a seguire. Sì, perché gli insegnano a essere anche un po' molto autonomi. Sì, sì, diciamo sì, che li masticano. E da quello che ho capito l'istruzione montessoriana gli fanno da guida. Esatto. All'imparare le cose. Però se vedono che il bambino non ci riesce, anche se è nell'età giusta che dovrebbe riuscirci, lo lasciano stare perché significa che effettivamente quel bambino ancora per quel gioco esatto, non è pronto. Esatto, diciamo fanno le cose step by step. Esatto. È molto bello. Non sicuramente si corre. Sicuramente imparerà tantissimo Martino e vedremo tantissimo cambiamento in lui. Sì, sicuro. Cioè ci arriva a casa e fa sì. Hello father, hello sì, sì, dad, hello e mommy. I bambini lì, pensa, la classe sua si è formata non poco tempo fa, quindi a settembre. E già da settembre adesso i bambini hanno imparato a memoria tutti i nomi degli animali in inglese. Madonna, sì, non sì, li sì, sappiamo noi. E praticamente sa che mamma già ci farà da insegnante. Quando le maestre gli dicono allacciati le scarpe, spostati dal tappeto. Sì, 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 loro capiscono tutto. Quindi mamma parlerà 100% inglese. Esatto. Tra le tante cose abbiamo visto che questo nido addirittura fa già le gite. Fa già le gite. Sì, il 27 marzo ha una gita. Ma che stai dicendo? Me lo dici giuro. Così? Sì. No, adesso. Non me la sento. Non lo sapeva, raga. No, ragazzi, ma dove, sì, dove va? Alla Gotica Garda? Va alla cascina a vedere gli animali. Veramente? Sì, con il pulmino. Cioè, e Mamo va in gita da solo. Vanno sia alla sezione di Mamo. Va sia la sezione di Mamo che la materna, quella che più la grande, materna, quelli più grandi, e però anche l'altra materna, quella a fianco, perché hanno affittato un pullman gigante, no, per portarli alla cascina, no, con gli animali. Vabbè. Mamo andrà in gita da solo. Ma attacchiamo una GoPro qua. No, non possiamo, riprendiamo anche gli altri bambini, non si può. Non possiamo, una GoPro. Non possiamo. Sul cappello. Non possiamo, amore. Magari. Sullo zaino. Magari si potesse fare. Attacchiamo una GoPro sullo zaino. Magari. Vediamo tutta la sua gita. Sarebbe bellissimo. Madonna, vedere Mamo da solo, quello che fa. Vlog di Mamo da solo in gita con i bambini. Sarebbe. Quindi questa giornata di Mamo direi che è andata benissimo. Siamo andati a giocare con gli altri amichetti in giardino, dove ci sono tutte le giostre. Vi possiamo mettere anche una foto, un piccolo video che ti ho mandato, amore. E non poteva riprendere troppo, ovviamente, no, perché c'è la privacy bambini, anche quindi, di altri bambini. Esatto, quindi esatto, non si poteva. Però però Martino saltava dentro le pozzanghere, giocava nelle pozzanghere con gli altri bambini. È stato veramente bellissimo. È veramente un nido bello. Sì. Martina adesso inizierà a fare questi inserimenti in questo nuovo nido. Vi terremo aggiornati se andrà tutto bene, ma penso di sì. Sì, sì. E però qualsiasi cosa vi aggiorniamo. E prima di salutarvi, vi ricordo che questo weekend siamo a Milano e a Torino. A Torino c'è il mio compleanno, quindi vi aspetto. Cittadone, ma anche a Milano. Cittadone. Tutti i milanesi, lombardi, piemontesi, torinesi, questo weekend ci vediamo per firmare il libro. Ok, mi raccomando, vi aspettiamo proprio qua. Ve l'ho messo qua sotto. Adesso, mentre vi saluteremo, vi mostreremo anche il cammino e
Ragazzi, scusate se non siamo super presenti con i vini in questo periodo, ma stiamo sbrigando cose burocratiche, tutte le cose della casa, siamo immersi nei pacchi, abbiamo un sacco di cose da fare, siamo pieni fino qua. Dobbiamo arrivare all'assestamento. Però arriveremo, quando arriveremo all'assestamento torneranno i video lunedì, esatto, mercoledì e venerdì, come esatto. prima, ok? Aspettateci, a breve faremo anche il video delle uova di Pasqua, perché quello lo facciamo vero, sempre. Raga. E poi aspetta, faremo. Non con quelle tipiche che prendono tutti, andiamo no, a cercare no. delle uova di Pasqua particolari. Esatto. Detto ciò, noi mettete like per questa nuova avventura del signor Mamo, per questa nuova scuola, per questo suo nuovo passo nella vita, esatto. che lo porterà a diventare un astronauta. Mamo bilingue. Outa. Il Mamo Outa. Il Mamo Outa. Outan. Sì, il Mamo Outan. Ragazzi, noi vi salutiamo, iscrivetevi al canale, ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Piccolino, ti ho trovato, ti avevamo perso.